Buongiorno a tutti e come promesso facciamo un nuovo comunicato video per aggiornare sulle novità delle ultime settimane. Innanzitutto do la notizia che la didattica a distanza per le classi seconde e terze della scuola secondaria dovrà proseguire fino al 3 dicembre come da DPCM. Oggi il Piemonte è ancora rimasto in zona rossa e quindi questi studenti non possono riprendere, la frequenza in presenza. Per tutte le altre classi invece si continua normalmente e devo dire che la situazione epidemiologica nelle nostre classi, tutto sommato, insomma, riusciamo a contenerla. Ci sono state alcune assenze sia tra i docenti sia tra gli alunni, ma nulla tale da compromettere la frequenza delle intere classi. Fortunatamente riusciamo con l'applicazione stretta dei nostri protocolli, finora non abbiamo avuto, casi di contagio o grossi focolai nelle classi. In questa settimana abbiamo anche iniziato la distribuzione dei device alle famiglie che ne avevano fatto richiesta. Ovviamente la distribuzione è stata limitata agli alunni che seguono le lezioni a distanza. Inoltre, qui alla secondaria abbiamo consentito, organizzando dei piccoli gruppi in presenza, la frequenza alle lezioni e quindi anche la possibilità di connettersi alla didattica a distanza agli alunni che avevano particolari difficoltà. Quindi abbiamo consentito a questi piccoli gruppi di alunni il supporto necessario per poter continuare nel loro percorso scolastico. Tutti i nostri ragazzi in questo periodo si collegano e quindi tutti i ragazzi che sono a casa stanno frequentando con assiduità e con impegno le video lezioni e di questo li ringrazio. Stanno lavorando sia in maniera sincrona, quindi collegandosi per all'incirca 15 ore alla settimana con le video lezioni, e proseguono la loro preparazione anche con le lezioni asincrone, quindi con il materiale postato dai docenti sulla piattaforma e quindi con approfondimenti di classe o approfondimenti personali, come prevede il consiglio di classe o come prevedono i singoli docenti. Inoltre, stiamo già lavorando come collegio dei docenti alla programmazione invece del prossimo anno scolastico. Questa settimana ci sono giunte le date, le iscrizioni per l'anno scolastico 2021 e 2022 si apriranno il 4 gennaio e si concluderanno il 25 gennaio. Saranno online per la primaria e la secondaria e ancora in cartaceo per la scuola dell'infanzia. Sul nostro sito trovate già la locandina con le date degli Open Day e quindi vi invito a vedere e a collegarvi. Ovviamente gli Open Day saranno online sulla piattaforma Meet dell'istituto. Vi invito a prendere nota delle date previste e nel prossimo incontro inizierò ad illustrarvi le novità che abbiamo pensato e stiamo terminando di progettare per la scuola secondaria di primo grado. Un grande saluto e ancora un grazie e veramente i miei complimenti ai ragazzi che con impegno stanno frequentando le lezioni in presenza, ma soprattutto ai ragazzi della secondaria che stanno lavorando a distanza. Arrivederci.